Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Ciao, eccoci qua, buongiorno, alla fine. Evviva. Benvenuto a Riva, nella mia Riva. Questa è una palestra a cielo aperto, qui puoi fare mountain bike, hiking, qui ci sono delle spiaggette che puoi arrivare soltanto con la canoa, fantastici. Fantastico. Poi puoi fare surf, kitesurf, vela, ci sono delle palestre di arco ma anche lassù di free climbing, vengono da tutto il mondo a fare free climbing, arrampicata. Allora, qui dobbiamo mettere in pratica uno dei principi, diciamo, della... uno dei pilastri della longevità, della salute, che è l'attività fisica, l'attività regolare. Partiamo per scaldare i muscoli, per attivare i mitocondri. Dove sono questi mitocondri? Allora, sono in tutte le cellule, ok? Qualsiasi, eh sì, perché sono praticamente come la centrale energetica, ogni cellula ha bisogno di energia per funzionare. Certo. I muscoli in particolare, perché devono contrarsi e quindi generare energia, ne hanno molte di più. Quindi più mitocondri attivi hai e più forza riesci a generare. Quando facciamo anche mezz'ora di attività fisica viene attivata una porta che si chiama GLUT4, che è trasportatore del glucosio 4, fa entrare praticamente il glucosio. Qui sono anche i passeggini da corsa, guarda. Sì. Hai visto? Hai visto? Quindi GLUT4 sono, diciamo, delle porte attraverso sono delle quali... porte attraverso quali il glucosio entra nella cellula muscolare per essere buttata in fornace nel mitocondrio e produrre energia. Quindi ha un potente effetto antidiabetico l'attività fisica regolare. Sai che il diabete è tipo secondo, è una malattia dei nostri giorni, nel senso che le persone ingrassano, mettono circonferenza vita e questo grasso inibisce l'azione dell'insulina e quindi causa prima prediabete, aumenta la glicemia e poi diabete. La pancetta è sempre un indizio di, diciamo, di cattiva salute, di invecchiamento accelerato, di diabete, di insulinoresistenza, certo, di rischio cardiovascolare, tumorale, di demenza. Ecco, citi spesso la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria, no? Sì. Allora, la prevenzione primaria è quella, diciamo, di... prima di avere le malattie, prima no? di avere malattie. Cioè, tu sei sano e vuoi rimanere sano. Sì. Questa è la prevenzione primaria. È quella più importante, diciamo così. Quella è la più importante, però... Uno studio fatto in Inghilterra ha dimostrato che praticamente l'80% circa delle persone che hanno perso più di 15 kg non hanno più il diabete, sono in remissione, non prendono più farmaci per il diabete. Cioè, quindi di fatto il diabete è curabile naturalmente in gran parte dei casi, diciamo. Sì, il secondo che è più frequente. Pazzesco. Questi concetti dovrebbero essere spiegati a scuola. Alle elementari si iniziano con concetti semplici, si progredisce nella carriera scolastica, si aumenta la complessità. Ripeti oggi, ripeti domani, questi concetti diventano parte naturale dell'educazione, insomma, no? Beh, è un bello, bellissimo. Ma che roba? Poi al di là della conoscenza c'è un'infrastruttura che ti permette di fare attività fisica. A quel punto c'è un ecosistema e quindi tu non sei un alieno, ma sei parte di un gruppo che si diverte insieme a fare attività fisica. Gioia del mitocondrio. Ale, vittoria! Il gran premio del Garda! Bravo! Guarda qua! Allora Luigi, qui mi rivolgo al professore, professor Fontana. Questa ora di bicicletta, cosa ci ha dato, cosa ha prodotto al nostro corpo? Lavorando a una certa frequenza cardiaca, il grasso viene sciolto per produrre energia, quindi un'ora bruci parecchio, dipende da quanto sei allenato, ma comunque bruci parecchio grasso perché hai bisogno, come la benzina, no? Sì. Per la macchina. Sì. La frequenza cardiaca massima è 220 meno l'età, ok? Sì.
al 70-80%, diciamo 60-80% sei in zona cardio e bruci grasso. È una medicina potentissima. Qualche anno fa si diceva 3 ore a settimana basta. Se vuoi perdere peso, nel nostro studio erano 6 giorni a settimana, per un anno 40% del grasso viscerale bruciato, andato.